Salve, benvenuti a una nuova puntata di Artemisia. Oggi siamo in compagnia dell'artista Pasquale Suriano, che ci racconterà un po' della sua nuova opera. Salve a tutti. Allora, iniziamo con la prima domanda. Parlaci un po' delle tue mostre. Cosa hai fatto e se ne hai ancora qualcuna in futuro a cui dovrei partecipare? Allora, ho girato tutta l'Europa. Probabilmente anno nuovo andrò a New York, Manhattan. Con questa opera ho vinto una mostra sull'iperrealismo surreale a Vienna a marzo, e che dire, è dedicata interamente ad una persona molto importante nel periodo in cui l'ho realizzata. Adesso non lo è più, purtroppo, però resta quest'opera a testimoniare quel periodo, quel vissuto. Sì. Cosa vuol dire essere artista per te? Cioè, un artista contemporaneo. Che parola grande e che domanda difficile. Niente, io voglio esprimere quello che ho dentro e farlo vedere alla gente. E la tua tecnica è una tecnica molto particolare. È un contesto, l'arte contemporanea, molto ristretto. E tu, qual è il tuo posto nell'arte contemporanea? E diciamo... non so il posto, non sono io ad attribuirmi un posto. Io realizzo e poi chi sa cogliere quello che io realizzo mi deve attribuire, se così dire, un posto nel mondo dell'arte. Sappiamo che tu hai un legame molto particolare con le tue opere. Ci vuoi raccontare da quando nascono a poi quando, diciamo, vengono a compimento, ecco, il tuo excursus? Allora, diciamo che per realizzare un'opera del genere ci vogliono tantissime ore, in questo caso 1300 ore, realizzata con tre matite e un foglio di carta. 1300 ore, e nel momento in cui io finisco l'opera diventa come una mia creatura, un mio figlio, e quindi se io me ne devo privare ci soffro. Ecco. è una parte di me molto importante, diventa una parte di me. Ecco, ma andiamo a capirla quest'opera. Allora, come è ben visibile, trattasi di una scena, diciamo così, frammentaria, quasi traslata. Sì, è una scena rivista, da un mio punto di vista, è una scena rivisitata, destrutturata, di una scena della Fontana di Trevi con Marcello Mastroianni e Anita Ekberg. E un bacio dentro la fontana, infatti il titolo dell'opera è L'eterno bacio della fontana. Ma dietro queste figure cosa si cela in realtà? Quello è il segreto dell'opera. Dietro queste figure in realtà si celano più segreti. Dietro le sembianze di Marcello Mastroianni ci sono io, mentre dietro le sembianze di Anita Ekberg c'è la donna che amavo nel periodo in cui ho realizzato quest'opera. Perfetto, notiamo comunque che l'opera è divisa su due registri. C'è il registro primario, che comunque è rappresentato dalla Fontana di Trevi, e qui, cioè, questa parte dell'opera mette veramente a fuoco le sue capacità di iperrealista, cioè a una perfezione fiamminga. È da guardare la statua sopra la fontana, la resa dell'acqua è veramente veritiera, ciò che solamente i fiamminghi riuscivano a rendere. Il suo iperrealismo, un iperrealismo a matita, questo dobbiamo comunque specificarlo. Graffite su carta liscia. Ecco, quindi è ancora più difficile rendere l'ombra. Notiamo invece che nel secondo registro c'è qualcosa quasi di metafisico. Perché? Perché comunque è composto da questo orologio rotto, un orologio antico, quindi qualcosa che è fermo nel tempo. E guarda caso, le due figure che rappresentano il terzo registro stanno tra l'età contemporanea e il passato, questo bacio eterno futuro. È un bacio che l'artista praticamente vorrebbe... Come se avessi dato io quel bacio a quella persona importante durante quel periodo, per tutta la vita, bloccandolo nel tempo con un orologio rotto, come se nascesse al posto di un sole. Perfetto. E poi, se lo dobbiamo dire con la dottoressa, c'è un altro segreto. Ecco, vuoi svelarlo? Celato sotto l'orologio. Bene. Praticamente due lettere, la P e la N al contrario. La P è il mio nome. La N è il nome di quella donna, di quella ragazza che io amavo,
E al contrario, perché sta a significare come se io l'abbracciassi da dietro, la prendessi e abbracciassi da dietro per farla mia. Quindi loro due, fermi nel tempo, in un universo quasi parallelo che è rappresentato dal film che è l'icona dell'amore, quale La dolce vita. Con quest'opera strepitosa salutiamo l'artista Pasquale. Io vi ringrazio dell'opportunità che mi avete dato, Ionica TV, la dottoressa Mary De Lorenzo. E ci vediamo alla prossima puntata di Artemisia. A presto.